Buongiorno e buona domenica a tutti, benvenuti nel mio angolino. Oggi un'altra puntata di Mystery Puzzle, per cui ho aggiunto una ventina di tesserine. Il soggetto ancora non è ben visibile, però qualche sfumatura c'è già. Ho letto tanti commenti sotto il video di risposte, ma non sono corrette. Io rispondo ogni singolo commento, però ho notato anche che avete dato quasi tutti la stessa risposta, per cui cercate di aiutarvi anche con le risposte degli altri utenti. Se qualcuno dice un soggetto, io rispondo, dico no, non ripetete lo stesso, perché non è che faccio favoritismi, a lui dico no e a voi dico sì, o a un altro dico forse. No, se il soggetto non è quello, è no. Per cui cercate di aiutarvi anche con i commenti. Bene, prima di farvi vedere le tesserine, vi informo che sul gruppo Facebook Mercatino del Puzzle c'è in corso uno scambio, chiamiamolo così, uno scambio di regali natalizi. Come funziona? Funziona così. Ognuno di noi, no? Adesso siamo arrivati a una quarantina gli utenti che hanno aderito a questa iniziativa, tirerà fuori una somma. La somma è di 16 euro. A cosa servono questi 16 euro? Servono per comprare puzzle e spedirli ad ogni singolo utente che ha aderito. Perché questo? Avverrà al 25 di Natale, avremo la bacheca bella piena di regali scambiati nel gruppo. Magari qualcuno dirà, vabbè, ma se devo tirare fuori 16 euro lo vado a comprare io, me lo scelgo io. Non è questo, perché anche in famiglia possiamo far così. Gli dico a mia moglie, qua non farmi il regalo, io non te ne faccio a te, ognuno si sceglie il suo. No, è un modo per fare amicizia, per sentirsi un po' più vicini, solo per questo. Uno scambio di regali, saranno puzzle tutti da 1000, penso che siano tutti della stessa marca. Fate un giro, iscrivetevi al mercatino del puzzle, non vi costa nulla, entrate, sbirciate. Vi ripeto che ci sono anche le lotterie con tantissimi puzzle in palio. Ieri ne hanno vinte 4, uno l'ho vinto io che poi, come sempre, lo regalerò a qualcuno. Per cui, ragazzi, fate un giro, non vi costa nulla, entrate, se non vi piace, se non vi va bene, uscite e basta. L'idea dei regali natalizi è nata come? Diciamo che l'idea si è trasformata. Era un regalo per il compleanno, ma è stata gestita un po'. No, è stata gestita male, sto dicendo una bugia. È difficile gestirla, ecco, ho detto la parola giusta, perché qualcuno fa il compleanno prima, ha fatto già il compleanno prima dell'iniziativa, allora dovevamo scrivere date antecedenti, poi precedenti, poi li dovevamo scrivere, insomma era un po' un casinata. Così abbiamo deciso tutti insieme di farla per Natale, in modo che il giorno era solo quello, non nessuna problematica nel raccogliere i soldi, nel sistema un po' come gestire la situazione, ci siamo trovati bene, per cui a Natale chi ha aderito avrà un regalo da parte di tutto del gruppo, per cui ce li scambiamo, no? A Natale faremo le foto, avremo una pagina piena di puzzle e ci divertiremo un mondo. Alla fine il costo è di 16 euro, non che date a me, non che pagate nulla, pagate solo il puzzle da regalare, ma in cambio vi verrà regalato, per cui nessun guadagno, nessuna perdita, tutto uno scambio, punto, basta. Per cui fatevi un giro e cercate di iscrivervi sia sul canale che su Mercatino del Puzzle su Facebook. Sotto il video troverete i link che vi porteranno sia al gruppo Mercatino del Puzzle Divertiamoci Puzzle
è il gruppo gestito da Salvatore Cialdini, che si occupa, è un rivenditore autorizzato di Puzzle Smith, per cui una marca tedesca. Ne ho fatto uno, farò la recensione perché a primo impatto così mi è sembrato davvero bello. Poi quando l'ho finito ho notato alcune cose che qualche altra marca anche buona non ha, per cui voglio fare una recensione su questo puzzle e dirvi le mie impressioni. Bene, ora vi farò vedere le tesserine in più che ho messo. Come al solito io a fine video vi farò una foto, cercate di indovinare perché è facile, io la so, è facile, io lo so. Questo è il puzzle. Adesso vi farò una bella foto. Cercate di indovinare, lo so, è difficile, ma il soggetto è questo. Non proprio questo, però una buona parte. Questo è già un aiuto che vi do. Una buona parte è così. Va bene, signori, adesso vi faccio la foto, ve la metto a fine video. Vi aspetto sotto i video, aspetto tanti commenti. Vi ripeto, chi riuscirà ad indovinare avrà un puzzle da 1000 pezzi, che ho già detto prima, della Clementoni, da fare al buio. Il puzzle è nuovo. Al buio, per chi non sapesse cosa sia, significa che io vi manderò il puzzle nuovo senza nessuna immagine. Per cui vi manderò solo la busta del puzzle e dovete farlo così, senza immagini, senza... Poi man mano scoprirete cosa sia o mi chiedete l'immagine a me, ma siccome siete bravi so di certo che la cercherete da soli e ce la farete. Bene, signori, io per questo qua, ripeto, vi faccio la foto, ve la inserisco nel video a fine video. Vi aspetto tutti con i commenti. Arrivederci e buona domenica a tutti.